Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. Un nuovo metodo efficace per risolvere un errore riguardo a Fortnite che non riesce ad avviarsi. Quindi, in questo caso, c'è una cartella che impedisce il lancio del gioco riguardo alle cache che si trova direttamente nella cartella updata. Quindi, in questo caso, se tu vai tasto Windows, tasto Start sulla tastiera più R. Si aprirà così la schedina esegui. Tu dovrai scrivere percento local updata percento. Se non trovi questa schedina, basta che la scrivi qua sopra, esegui e fai ok. Una volta fatto, andiamo direttamente nella cartella di Epic Games. Se la trovo, Epic Games Launcher, ed eccola qua. Andiamo su Save, ed eccoli qua. Web cache, guardate un po': 267 megabyte di roba. Quindi in questo caso vanno cancellati. Cancelli così la cartella delle cache di Epic Games, e poi vai a cancellare quella di Fortnite. Di Fortnite, se riesco a trovarla, sta su Fortnite Game, ed eccola qua, che pesa 85 megabyte. Ovviamente qui sopra c'è solamente immondizia, quindi puoi direttamente rimuovere questa cartella cancellandola, svuotando anche il cestino. Svuoti così il cestino e ora andiamo direttamente su Epic Games a fare un'altra cosa. Una volta entrati nella libreria di Epic Games, c'è un'altra soluzione in cui rimuovere, disinstallare direttamente Epic Games e reinstallando Epic Games e reinstallando anche Fortnite. Una volta fatto, vai sui tre puntini, vai su Opzioni, devi rimuovere le texture, la shader e disabilitare lo streaming oggetti estetici. Rimuovi tutti e tre. Una volta rimossi, vai direttamente sempre sui tre puntini, vai su Gestisci. Vai a fare una verifica del gioco, poi vai nella cartella di Fortnite, andiamo su Fortnite Game, Binaries, Win64, scendiamo fino a giù fino a trovare il Fortnite Client Win64. Tasto destro sopra, mostra altre opzioni, proprietà. Andiamo su compatibilità, modifiche e impostazioni DPI elevati, se in questo caso hai delle spunte qua sopra, rimuovile. Esegui questo programma come amministratore, fai applica e fai ok. Una volta fatto, non ti resta che avviare Fortnite. Ok, a me Fortnite ovviamente funziona, ho sempre tutto aggiornato, ho fatto tutto il possibile, mi sono spremuto fino all'ultima goccia e Fortnite funziona. Quindi se hai problemi commenta, se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like, noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!